moto, CD, un sacco di cose. Senti, parliamo un po' di perché ti piace così tanto? Perché innanzitutto fisicamente e fisicamente, poi mi piacciono le canzoni molto orecchiabili, molto stupende. Stupende, insomma, sì. Un attivo per definire Britney, eh? Stupende. Un'altra cosa, senti, tu parli inglese? Non bene. Ma lei canta in inglese, come fai a capire le canzoni? Beh, lo imparo a furia di sentirle, i testi. Ah, così, orecchiabile, eccetera. Io so che qualche giorno fa è stato il tuo compleanno, vero? Hai compiuto 18 anni, quindi adesso sei maggiorenne. Libero e indipendente. Libero e indipendente. Senti, io ti voglio fare un regalo, Carramba ti vuole fare un regalo. Io credo che se anche con un po' di ritardo questo regalo sarà graditissimo. Eh? Okay. Vuoi venire con me? Certo. Ce lo portiamo via? Ce lo portiamo via per il momento. Ma guardi che è per una cosa bella, professoressa, eh? Lo portiamo via. Carramba è così. Grazie a tutti. Ciao. Oh, eccoci qua, hai visto? Da Torre del Greco a Monte Carlo. Senti, sai che cos'è questo? Un grande albergo, penso. Ed è l'albergo dove alloggia Britney Spears. E noi siamo sulle sue tracce. Andiamo? Ok, andiamo. Andiamo. Bello, eh? Senti, Marco, c'è un piccolo problema, però. E lei oggi, Britney, sì, ha chiesto di annullare tutti gli incontri con la stampa, con i giornalisti, no, con chiunque. No, sai come sono questi artisti? Cambiano un po' idea, così. E quindi non vuole incontrare nessuno. No. Però non ti preoccupare, mica noi ci fermiamo davanti a queste difficoltà. Sai che cosa facciamo? Adesso noi, dato che io qui ho delle conoscenze mica da ridere, ti vestiamo da cameriere. E tu le servirai la prima colazione. Okay. Lei ha chiesto di farlo in terrazza e sarai tu a portarlo. Però non devi dire che sei un fan, eh? Chi sei tu? Un cameriere. Bravo, andiamo. Oh, ma stai benissimo, sembri proprio vero. Lei è fuori dalla terrazza che aspetta la colazione. Gliela servi tu e così la incontri. Tanto non ti devi preoccupare perché con questa auricolare riuscirai a sentire me perché sono sempre in collegamento con te, va bene? Okay. Mi raccomando, non ti tradire. Tu chi sei? Il cameriere. Vai! Good morning. Good morning. Yay! This is for breakfast. Thank you so much. Where are you from? Italia. Oh, really? I'm from Italia. Can you sing me a song from your country? From your town? Yeah. Ha detto se gli devi. Can you? Oh, sì. Mi senti? Can you sing me a song una from canzone. Your town? For, yeah. Canta. Britney, one more time. No, una canzone tua. Una canzone italiana. Sì, sì. Oh, sole mia, sta in fronte a te. Beh, mica tanto. Vai, oh, vai ancora. Oh, sole mia, sta in fronte a te. That's so good. Thank you. That's so good. Thank you so much. Is this coffee? Sì, sì. I wanted some tea. Everybody knows that I like tea. Sì. Yeah, can you go get me some tea, please? Yeah. Okay. Vieni, vieni qua, vieni, vieni. Vieni, dimmi un momento, dimmi. One moment, please. One moment, please. There is no need to protect me. Come va? Bene, bene. Tutto a posto? Sì, come sì. Come ti sembra lei? Stupendo, guarda, stupendo. Ah, sì? È troppo bello, non è troppo. Come è vestita? Perché io non la vedo, non so. Un abito rosa, bellissimo. Sì. Molto scollato, proprio bello, guarda. Bellissimo. Bellissimo, vuoi saltarla addosso? No, come vorrei saltarla addosso? Stai calmo. Sto comportando bene. Bravo. Bye. You like tea? Yes, please. There we go. Thank you. Cool. Forse vuole cantare un'altra volta? Chiedigli se vuole ascoltare like un'altra canzone. Sing, Napolitan sing. Yeah, I'd love to sing. Ricanta, va. Will you give me my flower over there? That pink flower? Yeah. Right there? No, right over there. See it? Over there? Oh, I got that. Let's see it. Right there. No, that pink flower right there. No, right there. Oh, over there. Oh, there. Okay. It broke. Why did it break? Oh,
L'hai rotto? No. Dice che l'hai rotto. L'hai fatta arrabbiare? Gli ha rotto il fiore. Era già rotto. Come era già rotto? Era già rotto il fiore. Non l'hai fatta arrabbiare questa? Ma è possibile. Mannaggia. Ma che è successo? Mi racconti, l'hai fatta arrabbiare, che è successo? Racconta, io ma scappava. E il fiore, com'è stata sta cosa del fiore? Il fiore era già spezzato. Comunque lei mi ha detto di prenderlo, io l'ho preso ma era già spezzato. Ma senti una cosa, ma nonostante si sia arrabbiata così a te piace ancora? Sì, sì, guarda. Ah, ti piace ancora? Non so come sono svenuto. Nonostante che ci ha avuto un po' la giornata storta, l'una storta con te. Perché secondo me, alle volte, no, la prima impressione verso le persone è pure sbagliata. Magari, è giusto? Sì, sì, è vero. Magari a rincontrarle, a riconoscerle una seconda volta, cambia. Sì. Caramba, che sorpresa, Britney Spears! But your voice is very, very good. Oh, thank you. Thank you for singing for me. Thank you.